Per fare questo cuore dovete scaricare le istruzioni che trovate sul mio sito e poi avrete bisogno solo qualche avanzo di lana, a dipendenza della grandezza scegliete degli aghi e un po' di imbottitura. Avvio con 36 maglie, quindi sono circa 3 spanne di filo. Si sembra molto complicato, ma bisogna più che altro provare a farlo e poi diventa subito veloce. Adesso ho le 36 maglie e poi inizio a lavorare secondo lo schema. Prima faccio 2 righe a maglia rasata, ma potete fare anche con altri punti, legaccio, grana di riso, vengono comunque sempre belli. Poi l'ultimo ferro è quello per chiudere i punti, si devono accavallare. Qui adesso ho completato lo schema e poi si taglia il filo ed è finito. Adesso è pronto da cucire. Una volta terminato lo schema si deve chiudere e piegare a metà sul rovescio, come ho fatto qui adesso, e poi si comincia a cucire. Cucio prima la parte superiore e poi lascio aperto sotto per poter imbottire. Questo adesso è cucito sopra ed è lasciato aperto per l'imbottitura. Lo imbottisco in questo caso con della lana, sempre della Verzasca. Si può imbottire anche con fagioli secchi, diventa un antistress, con i fiori di lavanda diventa un cuscino profumato. Una volta che è pieno lo si cuce in modo che è finito. Mettete la fascetta, fotografatelo e condividetelo. Il mio hashtag è Testa, Mani e Cuore. Andate a visitare il mio sito.